Eccolo. Ci senti? Sì, benissimo. Ci senti? Benissimo. Perfetto, perfetto. Vedi, Sami, dove siamo? Adesso ti faccio vedere dove siamo. Salve. Eccolo qua. Ah, sì, dalla parte sinistra, dalle buci. Delle bambine, delle buci, sì. Esatto. Sì, dalla parte... Non so. Siamo Dalla parte nella delle buci. Siamo nelle parti dove c'erano le donne e le bambine, i bambini. Esattamente, lo conosco benissimo il posto. Lo conosci bene? E allora, tu lo conosci bene, adesso ti facciamo vedere invece una bambina che era qua, che era qui proprio in queste baracche. A te ci sono starci un pagno, ma vtedy miałam zaledwie 3 lata. Lei è stata imprigionata all'età di 3 anni. Sì, e in che anno? W jakim to było roku? 1943 grudzień. 1943, in dicembre. Była bardzo zima. Un anno prima di me. Un anno Che mese la fatto? Dicembre. Allora, mezzo anno. Mezzo anno, sì. Ale teraz ja mesi prima. Sì. 13 mesi. Bene. Ha passato 13 mesi. Esattamente. E voglio chiedergli di che città della Polonia è stata presa. Z jakiego miasta w Polsce zostałaś zabrana? Ja nie byłam z Polski, ja byłam z Białorusi. Transportem Mińsk, Witebsk. Lei è stata portata con trasporto da Bielorussia, da Mińsk. Ho capito. Bene, bene. E adesso lei deve avere che età? Ja, ile lat teraz masz? Teraz będę miała w grudniu 80 lat. Compierà 80 anni. 80 anni, 10 anni più piccola. Ale jeszcze wszystko pamiętam. Tak jak i pan. Esattamente, abbiamo 10 anni di differenza più o meno. Czyli jest różnica 10 lat. Teraz to wydaje się już niewiele, ale wtedy to była... po prostu przepaść między nami. Adesso la differenza 10 anni non significa tanto, ma allora... Allora sì. Bo pan wiedział, gdzie się znajduje, a ja zupełnie nie rozumiałam, gdzie i dlaczego się tam znalazłam. I dlaczego odebrano mi mamę. Lei, con sua età, era consapevole dove stava e perché si è trovato là. Invece lei, bambina piccola, non poteva capire. Non capiva, niente. Non giusto, capiva. È giusto. Ha perso i genitori, tutti sono morti o si è salvato qualche parente? Teraz pyta o rodziców, czy straciłaś obydwoje, czy się uratowali? Więc mama odeszła z tym, pan wie na pewno, z marszem śmierci i została wyzwieziona aż do Belsenbergen. Belsenbergen. Tata via con la marcia della morte a Belsenbergen. A mnie zabrali tutaj Polacy i wychowali mnie, nadali mi swoje nazwisko, ochrzcili i zostałam polskim dzieckiem. Dopiero matkę swoją naturalną spotkałam po 17 latach. Da una coppia polacca. Ha ritrovato la sua mamma naturale dopo 17 anni. Dopo 17 anni. Lei è stata salvata dove? A Birkenau o Birkenbelsen? Ha subito esperimenti sul suo corpo? Czy były robione eksperymenty na tobie? Tak, były robione eksperymenty i zachował się nawet dowód tego, bo przyszła lista dzieci z Moskwy, bo Rosjanie wywieźli dużo dokumentów. Tam znajduje się moje nazwisko i mój numer, który do tej pory noszę na ręce. Pokażę ci. Lidia era... Ho fatto... È conservata dei bambini del dottore Mengele, Mengele a Mosca dai sovietici. Con questo numero è scritta su questo elenco. Ho fatto questa domanda perché normalmente quando è entrata a 3 anni lei doveva essere diretta alle camere a gas e ai forni crematori.
ma eccezionalmente qualche bambina veniva messa da parte per fare esperimenti. Pan zapytał o to dlatego, że normalnie dzieci w wieku 3 lat były od razu wysyłane do zagazowania, natomiast były przypadki wyjątkowe, kiedy jednak ten doktor Mendel wybierał się do robienia eksperymentu. Bo okazało się, że ja byłam bardzo ładnym, zdrowym, silnym dzieckiem i nadawałam się do eksperymentów, bo przecież on chciał po prostu wyhodować takie dzieci, którymi kiedyś miał zasiedlić podbitą Europę. Lidia era una bambina molto bella e sana, era molto adatta a dottor Mengele per esperimenti, perché la sua idea, la idea del dottore Mengele era crescere i bambini come la Lidia per tutto il mondo. I dzięki temu udało mi się przeżyć. Grazie a questo riuscì a sopravvivere. Właśnie jednym z ostatnich już żyjących świadków historii, tak jak i ty. Adesso lei è come signore uno dei ultimi testimoni ancora vivi È uno dei testimoni più giovane ancora che ha lunga vita. E auguro a lei lunga vita per testimoniare ancora. I jednocześnie chcę ci powiedzieć, że bardzo dziękuję całej ekipie, która tutaj jest ze mną, że pozwolili mi właśnie zobaczyć ten wasz piękny kraj i te miejsca, gdzie odpoczywał nasz święty Jan Paweł II, który jest także moim świętym i idolem. Lidia è molto grata a tutta ekipa di film, che grazie a cui adesso voi potete parlare. Per noi, per Lidia, hanno un bel viaggio in Italia, di visitare dei posti stati con i nostri Giovanni Paolo II. Sì. Samo ja, jak i ty, nie pozwolimy na to, żeby taka historia, jak się tu wydarzyła kiedyś, mogła się jeszcze powtórzyć. Grazie. Lidia dice che sia lei che è il signore, non potete permettere di ripetere la storia di Auschwitz. Życzę Esattamente. Ci długich lat życia w zdrowiu i myślę, że może jeszcze będziemy mieli okazję się spotkać, jeżeli Bóg pozwoli. Lidia augura al signore tanti lunghi anni della vita e spera di rivedersi. Arrivederci. Grazie, grazie, grazie. Sono stato contento di sentirla e auguro anche a lei lunga vita per poter testimoniare. Szczęśliwy z tego spotkania, możliwości porozumienia się i również nawzajem wszystkiego dobrego. Grazie Sam. Grazie a voi. Grazie, grazie, grazie. Sami, ti faccio vedere ancora un po' adesso. Io sì. Se riesco ti faccio vedere un po' della tua parte invece. Ecco, grazie. Questa grazie, era la sua grazie. Parte di Auschwitz. Vedi, questa è la parte sì, questa è la Lager A, ma non ti puoi avvicinare, no? No, devo camminare molto. Ho capito, lo so. Perché devo andare fino al camminamento e andare fino di là. Va bene. Ti ringrazio in tutti i casi. Ti ringraziamo molto. Voglio dirti una cosa, è stato un piacere e una grande emozione con questa tecnologia che ci hai offerto, potremo ancora continuare a dare la nostra testimonianza.